Eccoci qua, come ho detto prima, devo rintracciare Edgar Davids. Mamma, che giocatore, il Pitbull. Vediamo un attimo, richieste. Dai, Edgar, eccoti qua. Vediamo se va. Bello, ci siamo. Ciao, bello! Per par condicio, visto, mi sono messo anch'io gli occhiali. Pensa a te. Tutto bene? Tutto a posto, come stai, Edgar? Io bene, 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 grazie. E tu? Io Bene, ma dove sei? a Dubai. Ah, sei rimasto a Dubai, sei Ah, rimasto. sì, eh. Sì. Tutto. Anche lì però è chiuso tutto. Tutto, sei a casa quindi adesso, non puoi uscire Non anche puoi tu, uscire, no, no, niente, nada. ma per andare a fare la spesa, andare a fare quelle cose lì, Solo sì. questo, solo spesa una volta, però è meglio così. Meglio così, no, io sono stato a Dubai il mese scorso, però siamo andati via perché comunque sapevamo che stavano chiudendo la Cina, e Sì, bene abbiamo fatto perché comunque. Poi dopo hanno chiuso le frontiere, hanno chiuso tutto, quindi però scusami, tu che sei che fissato con gli allenamenti, che Subito, dovete pronto sapere, via. aspetta che spiego questa, perché noi ci siamo incontrati con le Legend e siamo andati in giro per il mondo e arrivavamo alle 3 di notte, alle 5 del mattino, dopo 20 ore di viaggio tu andavi in palestra a fare allenamento. Ecco, in casa cosa stai facendo adesso tu? Tutti i giorni faccio un po' poco, però faccio qualcosa. Però faccio un po' di push-up, un po' di stretching. È importante che devo muovere un po' il vecchio corpo. Il motore, tutto il Eh corpo. sì. E Però tu? sei ancora in E tu forma. invece, allora che fai tu? Che fai? Allora, io qui in Cina la situazione sta migliorando. Qui in Cina praticamente la vita sta tornando alla normalità. Ah sì? Sì, ci sono qua, ogni tanto esce qualche caso di persone che stanno rientrando, che rientrano da fuori perché ormai hanno bloccato tutto, però diciamo che è tutto sotto controllo. Ci stiamo allenando già da 2 settimane. Già l'allenamento però tutto squadra. Sì. Ok, caspita. Oh. Sì, ci stiamo allenando normalmente perché comunque tutti noi abbiamo fatto quarantena. E tutti quanti abbiamo fatto quarantena, tutti quanti siamo stati a casa e quindi abbiamo fatto il tampone prima e dopo, tutti quanti abbiamo il Ah, sì, è certificato. vero. Sì. E quindi siamo no no sì, le cose stanno andando bene. Io non mi alleno perché ho male al ginocchio. Ah, sì. E sì, ho male, troppo male al ginocchio. Ogni tanto vado in bicicletta, però Però non eri uno che piaceva allenare, no? no, io mi sono sempre allenato bene, come no, Sì. anche perché io mi dovevo Edgar, io mi dovevo allenare il doppio perché io giocavo Lilian, avevo a fianco a me Lilian Thuram e lui, capito? Non faceva niente. Ieri non faceva Ma niente, capito? che squadra avete a Parma? Che tempi, bello, bello, bello. questo stavo parlando. Allora, ti saluta Salvatore Esposito. Ah sì, salutamelo. Perché lui è appassionato di calcio e prima stavamo parlando proprio di questo, che negli anni 90 in Italia comunque il calcio era a dei livelli pazzeschi, in Ah, qualsiasi squadra giocavi. E avevi dei compagni, wow, wow. sì, ma è importante. Però devi anche pensare questo, che non è come adesso, che tu eri italiano, no? Però per noi stranieri era doppio più difficile, perché tu lo sai, perché in questa epoca avevi prima 3 stranieri, poi 5 stranieri, allora tu sai che è dura, dura, eh? Quelli che arrivavano dovevano essere forti veramente. Hai capito? Non potevi mollare neanche
due partite. Sì. Però, cacchio, ma anche tu quando sei andato dal Milan, alla Juve, le squadre non erano scarse? No, ma per quello, tu devi pensare, in quest'epoca l'Italia è più forte lega in assoluto. Poi quando tu sei il migliore, eri là comunque. E poi, come tu hai detto, non è che tu potevi andare ad una squadra che era in nel basso, perché tu lo sai, anche queste squadre avevano uno o due giocatori che ti potevano beccare subito. Vero, Per vero, vero. quello. Edgar, lo sai che in questi giorni in Italia hanno fatto vedere l'Europeo Belgio-Olanda? Sì. Hanno fatto vedere la semifinale Ah. Olanda-Germania. E io non mi posso mai dimenticare la faccia di Mark Juliano dopo il rigore. Che ti sì. venne vicino e ti disse: "Ah, Edgar, cazzo, ma perché ti butti sempre?" Però io, come conosco Mark, sapevo quando io avevo la palla, sapevo che Sapevi lui, che veniva scivolato. io lo conosco bene, bene, bene. Sapevo, per quello ho detto, perché dicevo sempre a lui: sta in piedi, però sai. Però ti devo dire una cosa, io in vita mia non ho mai giocato una partita dove abbiamo sbagliato due rigore, però, due. Allora, noi aspetta, noi eravamo uno in meno, Anche, pensa te, che è un capolavoro eh? Noi per eravamo voi. uno in meno e non Sì. mi posso mai dimenticare che comunque voi avevate una super squadra, perché voi Sì. avete sempre avuto squadre molto forti. Voi eravate i favoriti di quell'Europeo lì, perché Sì, la Francia non, sì, aveva Zidane, aveva giocatori forti, ma non erano favoriti loro. Anche se erano campioni del mondo, erano dai, campioni del dai, mondo. erano un po' favorite, dai. Però voi eravate, oh, voi Edgar, mamma mia, voi avanti avevate Kluivert, Overmars, Zenden, a centrocampo c'eri tu, Clarence, in difesa c'era Stam, in porta c'era Van der Sar, cioè No, eravamo bel carico, guarda, questo avevate una sicuro. squadra che giocare, cioè giocare contro. Infatti noi proprio perché in quelle partite dove ti capita l'espulsione, facemmo gli italiani, perché venne fuori il carattere degli italiani, perché sennò non uscivamo vivi da là dentro. Perché sai, comunque due rigori, no uno, due Due in una sbagliati. partita dentro 90 minuti, eh? Sbagliati poi, e poi Sbagliato. dopo aspetta, andiamo ai rigori e chi sbaglia ancora debutta. Sì, però c'era Yap che l'ha messa Dai, oh, fuori ma lo stadio. Però capita, è così, eh? Edgar, ma che fucilata tirò lui? Oh. Però tu lo sai che, eh? Io penso di non aver mai visto nella mia vita un altro rigore tirato così. Ah sì, tu lo sai che Yap da 120% in qualcosa che fa, qualsiasi che fa, sì. No, ma cacchio, era una roba. Comunque fu una partita bellissima. Fu una partita veramente. L'hanno data in questi giorni in Italia e mi hanno mandato un po' di video, mi hanno mandato un po' di cose così. E infatti parlavo ieri con Francesco Totti di quella partita e lui l'ha rivista e mi ha detto: "Oh, ma che partita faceste in difesa con Nesta, con Toldo, c'era Maldini, Maldini c'era anche Maldini, c'era anche pensa te. Valcer, sì. Sì, però c'era, devi pensare che quando tu giochi anche contro l'Olanda, uno in meno è difficile, perché noi sfruttavamo subito. Noi eravamo questa squadra che quando tu giochi contro 10 sfruttiamo subito, Sì. però l'unica cosa è che questa partita non siamo riusciti neanche Era a stata fare una. stregata, partita Nah, stregata. è incredibile, però Edgar, mi levi una curiosità. dimmi.
perché la scuola Ajax, perché è così speciale la scuola Ajax? No, la scuola Ajax è speciale perché all'Ajax, non lo so da quale motivo, si insegna capire calcio. Hai capito che vuol dire? Che sì. È come ti insegnano matematica. Certo. Hai capito? Da ovunque che vai, la matematica, anche quando tu non parli la lingua, la matematica è sempre quasi sempre lo stesso. E con l'Ajax è così. E però anche l'Ajax, quando sei giovane, tu giochi come gioca la prima squadra, tu sai subito come. Allora vuol dire che già sei cresciuto in questa maniera. Anche la scuola italiana è una scuola che comunque negli anni abbiamo vinto molto più di voi. Eppure sembra che voi siete sempre più avanti della scuola italiana. Ma perché? Perché comunque i vostri giocatori, voi uscite con una qualità tecnica, con una qualità fisica diversa da noi. Voi siete più costruiti, noi siamo più giocatori che crescono per strada, e voi invece sembra proprio che vi mettono in testa determinate cose, determinati concetti, i controlli della palla, i movimenti in campo, l'occupazione degli spazi, l'intensità, il saper giocare di prima, il saper leggere le situazioni, cosa che negli altri paesi è più difficile. Sì, ma io penso anche così, però devi anche mettere in mente che all'Ajax tu devi attaccare, è difficile perché tu devi comunque giocare in una maniera che devi capire, poi dopo devi anche costruire, poi devi anche inventare, così. Però quando tu vedi la scuola italiana, per esempio, è molto difensiva. Però che cosa mi piace dall'Italia è che la disciplina è incredibile. Voi sapete che cosa dovete fare, c'è sempre, tu lo sai anche che mi annoia sempre, cioè tutti i giorni c'è la tattica, però sapete chi fa cosa. Non puoi sbagliare. Invece questa anche limiti la creatività, perché da noi si può creare da ovunque, non c'è tanti disciplina nella difesa, e sembra che la difesa è una cosa di meno. Da noi si parla più di la offensiva è più bello, sì, però attacca. Edgar, ti faccio un esempio. Io ho visto anche qualche allenatore olandese, non faccio il nome, giocare a uomo. Per noi, ormai da noi, la marcatura a uomo è stata proprio bandita. In Olanda invece si fa ancora. In Olanda si fa ancora. Ma ogni tanto. Però che cosa mi piace è che in questo calcio di adesso si impara da tutti. Perché alla fine io ho visto quando Conte cominciava, perché tu lo sai che quando noi giocavamo, anche quando Edwin giocava alla Juve, no, lui era abituato a giocare, però da noi ci dicevano buttare subito fuori la palla, hai capito? Non devi. Però adesso si vede, anche con Conte, anche si vede che si comincia a prendere la palla da dietro e cominciano a giocare da dietro. No, il calcio è cambiato anche in Italia. Ma pensa a te. Sì, ma per quello io dico che per me è importante. Sì, poi anche adesso si vede che in nostra epoca quasi nessuno italiano andava fuori. Adesso ci vanno molto di più invece di questa epoca. Sono stato uno dei primi per andare fuori. No, ma a me mi è servito tanto, Edgar, perché io venivo dalla cultura italiana. Sono andato a Madrid con un allenatore italiano. E quando sono arrivato lì, lui faceva le cose che facevamo alla Juve, ritiro, allenamenti uguali. E la cosa che mi sorprese molto è che anche gli spagnoli non dissero nulla, cioè si adeguarono con molta semplicità. L'anno dopo, quando il mister andò via,
e arrivò Schuster, iniziò a introdurre la musica nello spogliatoio, iniziò a introdurre a eliminare il ritiro, iniziò a comunque a creare un ambiente diverso. E io vinsi il campionato sia con Capello che con Schuster, quindi non c'è una regola esatta, però ormai quello sta cambiando anche in Italia, capito? Sì, ma anche io, però io penso che ci sono delle cose, mi piace adesso di questo calcio, che si può imparare da tutti, e poi così vedi che gli allenatori italiani vanno fuori, questo all'estero viene dall'Italia, e poi si vede un mischia, e questo mi piace, perché, perché prima in Olanda dicevano sempre sì, ma i catenaccio così di là, hai capito, erano sempre un sì, po' poi negativo. sei andato alla Juve, hai capito sì, cos'era il calcio italiano. Negativo, però pensa a te, tu ricordi quando io ho visto giocare Olanda 2010 in Sudafrica? Sì. Era catenaccio, non era olandese, che, hai capito? Ma per questo io ti ho detto prima, che io ho visto allenatori olandesi marcare a uomo anche in una finale mondiale, che per noi ormai è impensabile una cosa del genere, capito? Sì, ma per quello io penso che si può imparare, però adesso tu lo sai, adesso tu sei allenatore, non, come ti hai detto prima, non c'è una formula per vincere, non c'è, no, come allenatore, non c'è. No, non c'è una formula, non c'è, devi avere la fortuna di avere giocatori bravi. Sì, ma anche bravi da gestire, hai capito? Perché anche questo come allenatore, perché adesso noi vediamo le cose come allenatore, adesso come allenatore è una cosa molto complessa, sì, che prima sì. Quando eri giocatore, perché quando eri giocatore non fregavi niente, perché tu solo tuo dovere e poi basta. No, ma perché da calciatore uno era egoista, Edgar. Invece da allenatore devi comunque avere una visione più ampia, devi controllare più cose. Sì. Io dico, noi calciatori siamo egoisti. Sì, ma si deve, però alla fine si deve, perché se no tu lo sai che noi, tu sei un... Sei, no, no, però perché tu devi una cosa molto... deve essere in bilancia, perché tu devi giocare in un gruppo, però in questo gruppo devi anche essere un egoista per se stesso, Certo, perché tu lo sai, come tu sei troppo egoista e tu sei in un gruppo, e in un gruppo non ti caga, non vai da nessuna parte anche. Certo, Tu lo sai, certo. Tu hai visto anche te in tua carriera, che no, ci sono giocatori normale. Bravi, però quando la squadra non ti vuole, No, ma ti mettono fuori. Ti mettono fuori, però ormai il calcio è cambiato, quindi... Ma sì, Bello guardarlo. Il tuo business come va? Hai ancora la tua azienda? Sì, giochiamo, sì, andiamo sempre avanti, quasi adesso 20 anni, sempre calcio di strada. Io sono tornato nella base, quello che sono cresciuto con Monta, in Olanda, calcio di strada, poi siamo andati dappertutto, e adesso Sì, si ma vede sei andato che... pure a Napoli, sei andato. Sì, siamo anche andati a Napoli, abbiamo giocato anche là, nella brutta quartiere, però Ma tu è lo brutto, sai. ma sono tutti belli i quartieri, che è brutto. Si chiamano quartieri popolari, Edgar, quartieri popolari. Oh, quartieri, però anche neanche in Olanda ci sono tanti Quartieri belli. popolari, ma quelli sono quartieri popolari, sono capito. Ok, quartieri popolari, ok, facciamo così. Però No. com'è la mentalità in Cina? È molto diverso? Allora, guarda, qui non si può paragonare all'Europa, perché comunque stanno ancora indietro su certe cose, però hanno tanta voglia di migliorarsi, hanno voglia di apprendere, hanno voglia comunque di lavorare, vogliono crescere, ed è bello per un allenatore comunque come me, che è giovane, che arriva in una squadra che è una squadra forte in Asia, una delle squadre più forti in Asia, quindi ti dico che è molto, molto stimolante, perché comunque mi seguono, comunque
Io li faccio lavorare con un sistema europeo, sì, perché loro sanno questo. E fisicamente adesso ho Giampiero Ventrone che è con me. C'è ancora? Che ti saluta, certo. Oh, che ti, senti, saluta. Questo ti fa lavorare veramente? Lo so. Anche se è cambiato, si è un po' ammorbidito. Pure? Sergente di ferro si è ammorbidito. Mamma mia, ok. No, però bene. E li facciamo lavorare, quindi come esperienza è un'esperienza molto positiva. Capito? No? Però tu sei là. Quanti anni sei in Cina adesso? Questo è il quarto anno. Il quarto? Oh, pensavo più lungo. Ok. Ho fatto 2 anni a Tianjin, questo è... Ho iniziato il terzo anno qua, ho fatto 1 anno e mezzo a Tianjin e adesso questo è ho iniziato il terzo anno con l'Evergrande. Oh, oggi, okay. Stamattina sono andato, abbiamo inaugurato i lavori per il nuovo stadio, faranno uno stadio da 100.000 persone, tutti attaccati al campo, sarà una roba stratosferica. Sarà pronto tra 2 anni e chi lo sa, vedremo, però... Progetto bellissimo. No, ma incredibile, perché quando io ho arrivato la prima volta in Italia, io ho capito subito che quando arrivi in un altro paese devi cambiare. Quando tu non cambi non puoi crescere, non puoi essere il grande giocatore, perché tu lo sai che ogni tanto tu vedi che un giocatore bravo, va a una squadra fuori e si vede che non va, perché ogni tanto che... Quando vieni in un paese diverso da quando tu sei abituato, tu lo sai che tu devi ricominciare da zero. Sì, certo, tu devi, ma come giocano, come la clima, come mangiano, come vivono, come parlano. E questo è importante. E tu, quando tu sei uno che tu riesci a capire e cambiare, non cambiare tutto, Tu puoi essere un grande giocatore. E poi in Cina, quello che ti ha bisogno di diventare un grande allenatore, un grande giocatore? Che cosa hai bisogno là? Non ho capito, Edgar. Cosa hai bisogno? Perché in Italia, quello che ho capito che si mangia, perché in Olanda si mangia alle 6, in Italia si mangia alle 9, e in Italia si mangia in Spagna alle 11. Hai capito? E poi allenamenti 3 ore. 3 ore. Prima volta ero giocato 3 ore. Che faccio? 3 ore. Un allenamento. Da noi 3 ore, 2 allenamenti. Però da voi 3 ore, 1 allenamento. Allora devi capire poi come vive, come imparare come la mentalità. Hai capito? Devi anche... Il cibo, Marco, tutto quanto. Aspetta, fammi salutare da Kurt. Chi saluti? Olivier, da Kurt. Da Kurt c'è? Certo che ti saluta, Olivier. Adesso c'ho gli occhiali perché l'altra sera ha mandato dei messaggi e io non li vedevo, però adesso l'ho visto. Ti saluto, Olivier, da Kurt. Salutamelo. Sì, ti però, sente. Cosa hai detto? Faccino il numero 10.000? Che sta dicendo questo qua? Bravo. Senti, un saluto. Dai, Edgar, mi ha fatto piacere. E, quando vuoi, noi siamo qua. Spero di vederti presto. Speriamo che possiamo tornare a più presto in Italia a guardare il calcio, perché questo è più bello vederlo. Sì. Speriamo presto, perché veramente la gente ormai è stanca. La gente in Italia. Ma penso ovunque nel mondo è stanca e vuole tornare alla normalità. Sì, ma certo, e poi tu lo sai che fine settimana tu vuoi vedere tuo il calcio, tuo... lo sport. Tua squadra, tu vuoi andare là, perché è una cosa anche sociale. Certo, è vero, è vero. No. Però grazie, ha fatto molto piacere. Grazie a te. Non ti allenare troppo, perché sennò... Non ti preoccupare. Pitbull, un abbraccio. C'è un'età, Pitbull. Vai piano. Ok, ciao. Ciao, Edgar. Ciao. Mitico Edgar Davids.
Vediamo un attimo una cosa, ragazzi. Dove sta? È scappato. Sicuro è scappato il fenomeno. Dove sta? Mitico Edgar Davids, che ovunque andavamo a fare le partite con le Legend, anche alle 3 di notte, alle 4 del mattino, 5, lui prendeva la sua roba e si andava a fare allenamento in palestra. Esaurito sta. Voglio la diretta con tuo fratello, Paolino. Non so dov'è, ragazzi, Paolino. Vediamo un attimo chi ci sta qua. Dove stanno? Dove stanno? Vediamo un attimo. Lo sapevo solo io. Lo sapevo solo io che rifiutavi. Non c'è niente da fare. Non cambierà mai. Ho chiamato mio figlio e sapete cosa ha fatto? Mi ha staccato la diretta. Ma come devo fare con mio figlio, ragazzi? È più timido. È troppo timido. E beh, ragazzi, quindi Cristian, sì, vabbè. Sembra Clark Kent con questi occhiali. Sì, avete ragione, ragazzi. No, Buffon, devo beccarlo in questi giorni, ragazzi. Gigi non ha un grande rapporto con Amedeo, vediamo dove sta. Vediamo se risponde un nostro amico qui. Vediamo un attimo, ragazzi, perché sennò non risponde. Ragazzi, qua è 1:30 di notte, tra poco vado a letto, anche oggi ho fatto la mia diretta con il nostro amico Salvatore Esposito. Sì, mio figlio non risponde, ragazzi, è troppo timido. Vabbè, ragazzi, io vado a nanna. Grazie e vi ricordo Iker Casillas. Vi ricordo che comunque con la Fondazione Cannavaro Ferrara abbiamo iniziato questa raccolta di maglie, che queste maglie le abbiamo messe all'asta sul sito di Charity Stars. E i fondi serviranno comunque per le famiglie che in questo momento hanno bisogno sul territorio di Napoli. Quindi mi raccomando, se potete andate su Charity Stars, acquistate le maglie. Ci sono tante maglie di livello. Dov'è Fajit? Vediamo se riusciamo a... Fajit. Hello. Niente, ragazzi, non va. Ok. Andiamo. Nesta lo chiamo in questi giorni, ragazzi, perché il mister è impegnato. Però in questi giorni chiamo lui, chiamo Inzaghi, chiamo di nuovo Del Piero, perché forse abbiamo una buona notizia. Però mi raccomando, andate su Charity Stars, andate ad acquistare le maglie. Troverete tante maglie importanti, tra cui quella che Ciro Ferrara ha messo, quella di Maradona, che Ciro Ferrara ha messo all'asta. Ciao!